Buongiorno, io vorrei spiegarvi oggi gli esercizi da fare come riabilitazione nelle spalle bloccate, dolorose, sia in esito a interventi chirurgici sulla cuffia, sia in esito a lesioni fratturative dell'omero. È utile che il paziente, oltre agli esercizi di fisioterapia che dovrà fare in ambiente fisioterapico, quindi seguito dal fisioterapista, si aiuti anche a casa a fare degli esercizi semplici che gli possono essere utili. Questi esercizi io consiglio di farli 2 volte al giorno, mattina e pomeriggio, e devono durare circa una mezz'ora. Il paziente dovrebbe farà un quarto d'ora di ghiaccio, mezz'ora di esercizi e un altro quarto d'ora di ghiaccio. Il ghiaccio prima serve come antidolorifico per poter lavorare meglio, il ghiaccio dopo serve per evitare che non si formino degli ematomi per il troppo sforzo che si è creato facendo questi esercizi. Quindi è bene sempre sia il quarto d'ora prima e sia il quarto d'ora dopo. Gli esercizi vanno fatti in modo sequenziale, esattamente così come io li faccio vedere, perché ci sono dei motivi. Il primo esercizio che io consiglio è quello che io chiamo il cerchio, perché a ogni esercizio ho dato dei nomi particolari. Il cerchio serve proprio per sciogliere inizialmente la spalla, si appoggia, in questo caso facciamo tutti gli esercizi come se l'arto interessato è l'arto sinistro, si appoggia la mano destra su una sedia, su un tavolo, e con la mano sinistra si descrive un cerchio in rotazione, da prima più piccolo e poi leggermente sempre più largo. Perché la mano nella sedia? La mano nella sedia è importante perché evita che si muova il bacino, perché voi vedete che se io muovo il bacino sembra che sto facendo il cerchio, ma il cerchio effettivamente non lo fa la spalla, lo fa il movimento del bacino. Quindi questo esercizio va eseguito con la mano ferma nella sedia in modo che noi abbiamo il bacino completamente fermo. Il cerchio va fatto sempre più largo e va fatto in tutti e due i sensi, sia in senso orario che in senso antiorario. Il cerchio va fatto anche coricati sul lettino con il braccio penzoloni fuori dal lettino, così come adesso vi faccio vedere io. Stare in posizione prona, il braccio in questo caso il sinistro esce fuori dal lettino e in questo caso il paziente fa il cerchio. Questo esercizio del cerchio in posizione prona sul lettino ha la funzione che il peso stesso del braccio distende l'articolazione e quindi è un esercizio che viene molto più semplice farlo rispetto a quello in piedi. E anche in questo caso il cerchio deve essere sempre più largo e anche in questo caso il cerchio deve essere fatto sia in senso orario che in senso antiorario. Il secondo esercizio che io consiglio è quello che io ho chiamato le formichine. Le formichine praticamente bisogna mettersi di fronte a una parete, diciamo un mezzo metro circa distanti dalla parete, non troppo vicini perché se troppo vicini l'esercizio ha una certa difficoltà. Tutte e due le mani devono essere allo stesso livello e salire come le formichine. In questo caso è importante che tutte e due le mani camminino assieme. Perché se la sinistra va avanti e la destra rimane più bassa, vedete, il movimento lo fa il bacino, non lo fa, sembra che sto salendo chissà dove, ma non salgo niente perché è il bacino che si muove. Quindi tutte e due le mani devono camminare uguali, devono essere sempre allo stesso livello. Io oggi arrivo qui, metto un segno, oggi sono arrivato qui e non lo supero. Rimango, salgo e scendo fino al punto dove sono arrivato, domani più in alto, dopodomani più in alto, sempre più in alto. Il movimento delle formichine va fatto sia con faccia al muro e sia anche laterale, sempre quel mezzo metro e la mano, questo è un po' più difficile, è la mano che solleva, sempre stando attenti di non fare movimento di bacino, perché come vi ho già detto, sembra in questo caso che sto salendo, ma invece è il bacino che ruota, il bacino deve stare sempre orizzontale. Il terzo esercizio, quindi abbiamo detto il cerchio, le formichine,
Poi ci appoggiamo al muro, con le spalle al muro, mettiamo le mani sul viso e cerchiamo di allargare i gomiti in modo che tocchino col muro. E giorno per giorno questo esercizio, facciamo 10 volte, 20 volte, e giorno per giorno questo esercizio lo facciamo sempre con più difficoltà, mani dietro la testa e i gomiti che toccano il muro. Il quarto esercizio, che io chiamo la preghiera, mettiamo le mani unite come per pregare, allarghiamo le gambe e in questo caso portiamo la mano verso sotto e verso sopra. Questo esercizio ha l'utilità che la mano buona, in questo caso la destra, perché abbiamo detto come se la lesione fosse nella spalla sinistra, la mano destra attaccata alla sinistra l'aiuta nella elevazione sotto sopra. Poi passiamo agli esercizi con il bastone, un bastone semplice, un palo di scopa con un pezzo di legno, qualsiasi cosa che possa essere utile per questo esercizio. Ci corichiamo nel letto o in un divano. Perché coricati? Perché noi coricati siamo più rilassati, quindi è un esercizio che ci viene sicuramente meglio. Il bastone ne facciamo tre, uno all'inizio lo portiamo sotto e sopra, anche questo inizialmente per sciogliere la spalla, poi lo portiamo da via. Completiamo gli esercizi di riabilitazione della spalla con due esercizi importantissimi, gli esercizi col bastone e gli esercizi con la carrucola. Li faremo assieme all'amico fisioterapista Orazio e cominciamo prima con gli esercizi col bastone. Gli esercizi col bastone li facciamo sia coricati che seduti. Cominciamo coricati. È importante l'esercizio col bastone coricato, perché quando noi siamo coricati siamo abbastanza rilassati, quindi l'esercizio lo possiamo svolgere in modo più tranquillo. Da prima facciamo un esercizio per cominciare il riscaldamento. Abbassiamo e solleviamo. Abbassiamo e solleviamo. Tutti questi esercizi, sia col bastone sia quello con la carrucola, hanno la funzione che l'arto sano aiuta l'arto malato nell'elevazione e nei movimenti. Poi, una volta che abbiamo fatto un paio di minuti così, lo teniamo in alto e lo basculiamo da una parte e dall'altra. Vedete, sempre l'arto sano, in questo caso abbiamo detto che l'arto da recuperare è il sinistro, è sempre l'arto destro che aiuta il sinistro nell'abduzione. Poi lo stesso esercizio lo facciamo in elevazione verso l'alto, sempre più prima in alto e in basso, piano piano, giorno per giorno, aumentiamo sempre di più in modo da avere alla fine un'escursione quasi completa dell'articolazione. Quando siamo riusciti ad arrivare al massimo dell'elevazione, a questo punto facciamo anche in elevazione gli esercizi di abduzione e adduzione, come sta facendo in questo momento Razzo. Tienilo un po' più stretto. Ecco, il bastone va tenuto abbastanza stretto in modo che l'arto sano aiuta l'arto malato nel lavoro che sta facendo. Scendere. Gli stessi esercizi li facciamo poi in posizione seduta. In questo caso, vedete, è importantissimo che ci sia uno specchio davanti, perché lo specchio ci fa vedere se lo stiamo eseguendo bene. Se portiamo le mani orizzontali e facciamo l'abduzione, ecco, vedete, questo esercizio. E poi anche in questo caso facciamo l'elevazione, aumentando giorno per giorno i gradi di elevazione fino ad arrivare ad un'elevazione completa. Nel momento in cui siamo arrivati all'elevazione completa, facciamo in elevazione i movimenti di abduzione e di adduzione, verso fuori e verso dentro. Ok. E passiamo adesso agli esercizi con la carrucola. Anche questo esercizio con la carrucola è importantissimo, perché anche in questo caso l'arto sano aiuta l'arto malato. Chi può, se possibile, deve procurarsi la possibilità di poter attaccare
o in una porta, o se c'è un terreno in un alberello, una carrucola, e poi fare passare una corda sulla carrucola, facendo in modo, in questo caso abbiamo le maniglie, ma anche senza maniglie, facendo soltanto un nodo alla corda, in modo che la corda non scappi. E in questo caso, vedete, è il movimento di elevazione importantissimo, perché la mano sana aiuta la mano malata, vai, nell'elevazione. Ed al contrario, è un esercizio importante. Più lo facciamo vicino alla carrucola, più è completa l'elevazione. Una volta completati tutti questi esercizi, se ancora non è passata almeno una mezz'oretta che abbiamo fatto tutto, ricominciamo da capo. Ricominciamo col cerchio, ricominciamo con le formichine, ricominciamo mani alla testa, la preghiera, il bastone e di nuovo la carrucola. Alla fine degli esercizi mettiamo un quarto d'ora di ghiaccio. Come vi ho già detto, il ghiaccio è importante sia prima e sia dopo degli esercizi, perché prima ci aiuta a compierli meglio e dopo ci aiuta, se per caso ci è arrivata qualche poco di sintomatologia dolorosa, il ghiaccio ha un forte potere antalgico. Questi sono gli esercizi di riabilitazione per la spalla. Vi auguro un buon lavoro. Grazie dell'attenzione.